Gianni Colaccione, undicesimo congresso di Radicali Italiani per Liberi.tv, stiamo in compagnia di Giovanni, detto Johnny Danna. Ci sentiamo di dare uno spazio a Johnny, lo chiamiamo Johnny ovviamente, così come lo conosciamo, e diciamo in funzione un po' rappresentativa di un'impresa che è stata quella della raccolta delle firme per gli 8 referendum comunali a Roma. Johnny insieme a molti altri compagni è stato mobilitato, si è mobilitato e purtroppo non si è raggiunto il minimo per queste firme che erano 50.000, però è stata un'impresa, purtroppo è andata male, però va onorata perché è stata una prova in un partito dalle poche risorse molto importante. Johnny, tu che ne pensi di tutta questa, adesso diciamo un consuntivo di questa mobilitazione? Ma diciamo un bilancio sicuramente positivo, poteva essere eccezionale, è un bilancio, si è concretizzato in un bilancio comunque positivo dal punto di vista umano quantomeno, perché è pratico, perché siamo riusciti a, comunque abbiamo dimostrato che i radicali a Roma riescono a raccogliere oltre 35.000 firme, che riescono a coinvolgere cittadini estranei al mondo radicale, a portarli al congresso, a far iscrivere 2 persone ai Radicali Italiani, 400 cittadini che si sono iscritti al sito senza conoscere il mondo radicale, senza aver mai fatto una raccolta firme, senza sapere che ci vuole un cancelliere, senza sapere tutte le problematiche che le istituzioni mettono in essere per rendere più difficile la democrazia diretta, la partecipazione, per far passare la politica, e la politica è semplicemente l'espressione elettorale, quando invece, come ci insegna Marco, la politica che diventa espressione elettorale vuol dire una democrazia leale, quindi insomma è la morte della politica intesa come partecipazione. Siamo riusciti appunto, come ho detto anche durante il mio intervento, a diffondere un metodo, siamo riusciti a diffondere un metodo, quello radicale, quello referendario, quello che vive la politica come partecipazione appunto, come legalità vera perché praticata. Mentre le 2 notti che ho passato insieme ad altri compagni, a Riccardo, Genea, Veronica, Matteo, contare le firme. Ricordiamo pure Alexandre Rossi che è venuto dalle Marche, ma anche Marco Loi che è venuto dalla Lombardia, è stato 3 giorni. I radicali abruzzesi che sono venuti adesso 2 volte e si sono presi pure un sacco di acqua. Carlo Loi, Marco Bondi e Mina Welby soprattutto, e Alessandro Litta, 2 colonne imprescindibili di questa battaglia. E mi sono reso conto, così contando le firme, controllando che tutto fosse a posto, cioè far passare fra le nostre mani l'espressione dei cittadini, cioè proprio il sangue pulsante della democrazia, è stata veramente, mi trasmetteva un'energia veramente, di cui mi sono reso conto solo più tardi, a fine campagna, di quello che siamo riusciti a fare. Siamo veramente riusciti, abbiamo toccato il nervo della cittadinanza, della democrazia, dei pilastri della nostra collettività, pilastri che sempre più spesso, ormai spero non in modo definitivo, sono stati corrotti, inquinati e resi marci da quello che gli italiani brava gente chiamano poteri forti, da quello che gli italiani chiamano brava gente dice tutti uguali, da quello che invece chi ha studiato ed è diventato liberale, ma poi ha capito ed è diventato radicale, si è reso conto essere la partitocrazia, tanto per citare Tortora. E niente, purtroppo diciamo che non tutti i radicali ci hanno creduto, molti hanno... non si sono impegnati come altri. Io penso che se ci sono state delle critiche da volgere a Saderini, queste sono sicuramente legittime, perché comunque all'interno di un movimento il segretario che guida una campagna si mette in discussione, e questo gli va dato atto, e l'ho avuto questo coraggio. Se alcuni compagni hanno voluto muovere delle critiche, potevano e gliel'hanno mosse, e a quel punto stava a loro però prendere in mano le redini della campagna e non abbandonare la campagna per abbandonare il segretario. Se è un collettivo, se chi guida la campagna Roma si muove non è ritenuto all'altezza,
non solo nel rispetto di chi per 4 mesi ha dato anima e corpo per portarla avanti, ma nel rispetto della politica che viviamo tutti i giorni e della battaglia stessa. Probabilmente chi non condivideva la linea poteva farsi avanti e proporsi e proporre altre strategie. Chiaro, criticabile, tutto è criticabile, però se non si fa, se non si agisce, si perde credito di conseguenza. Senti Gianni, a questo punto siamo ormai agli sgoccioli di questo congresso. Ovviamente sia il momento delle votazioni degli organi elettivi. Hai idea, facciamo una specie di pronostico, hai idea di chi potrebbe prendere, se ci sarà qualcuno che prenderà il posto di Mario Staderini, che comunque si ricandida? Ma io, guarda, su chi verrà eletto segretario il problema me lo pongo relativamente, nel senso che penso che debba cambiare un po' l'atteggiamento del mondo radicale, che io ho iniziato a conoscere in questi mesi, da quando mi sono trasferito a Roma, soprattutto in questi 4 mesi di Roma si muove, stando sempre a Torre Argentina, quasi notte e giorno. Alla radio è tutto bello, alla radio la Galassia è una cosa funzionale, invece venendo poi al partito si scoprono, purtroppo siamo umani, quindi sono anche radicali, sono persone, quindi chiaramente hanno la loro parte, diciamo, un po' più meno presentabile, però sono sicuramente, continuano a essere anni luce avanti rispetto a tutti, come onestà, come correttezza politica e come onestà intellettuale. Quindi, però ecco, secondo me il problema chi sarà il segretario credo che il problema sia capire se la Galassia, il collettivo radicale, il movimento radicale vuole portare a termine una storia onorando un grandissimo intellettuale politico, uno dei più grandi del Novecento, portare a termine con lui la storia radicale, e chi invece vuole, pensa che si possa andare oltre, e credo che sia un dovere per noi andare oltre, credo che sia che ce lo dobbiamo noi ai cittadini, lo dobbiamo noi all'Italia, che in un momento come questo proprio non si può permettere questo, sarebbe peggio che avere lo spread a 500, la scomparsa del Partito Radicale. Per cui credo che sarà determinante riuscire a capire. Non credo che la figura chiave sia il segretario, credo che è un po' l'atteggiamento in generale che vogliamo avere noi radicali, se fare una nobilissima e dignitosa fine, ammesso che sia così, oppure porre le basi per un futuro prospero. Gianni, grazie, ti diamo appuntamento su Liberi.tv per questa intervista e le altre, e auguri a tutti noi. Grazie mille a Liberi TV. Grazie. Ciao.